Grave il bilancio del terribile incidente avvenuto poco dopo le 18.30 di ieri 13 marzo sull'autostrada 16 Napoli-Canosa all'altezza di Cerignola. 4 morti e almeno 8 feriti. Secondo quanto riportato da Autostrade, le vittime sono 4 suore che viaggiavano su un minibus di un istituto religioso che si è ribaltato dopo l'impatto con un'automobile. Il minibus che viaggiava in direzione Bari e di ritorno da Napoli si è ribaltato e ha rotto il guardrail finendo in una scarpa. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro mortale avvenuto sull'autostrada pugliese nel Foggiano, precisamente nel tratto tra Candela e Cerignola Ovest. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale.